novembre ricorre il giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, istituito per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale e il completamento del processo di unificazione nazionale, che si traduceva poi nell'indipendenza della nostra nazione. In questa giornata l'Italia celebra le sue Forze Armate per lo straordinario contributo che hanno dato all'unificazione della nazione e alla costruzione della patria. Le nostre forze armate sono armate di orgoglio e di umanità. I nostri militari ricoprono un ruolo importantissimo sia in Italia che all'estero e sono impegnati nelle tante missioni per la sicurezza e la pace di migliaia di persone. A loro va il nostro grazie, perché ogni giorno mettono a rischio la propria vita per la tutela della nostra. Un grazie particolare va ai carabinieri della stazione di Corleto Perticara, rappresentati dal brigadiere Passarella e guidati amabilmente dal maresciallo Fortunato, a cui non posso che dire grazie. Grazie per la preziosa collaborazione con l'amministrazione comunale e grazie per essere sempre pronti e attenti e al nostro fianco ogni giorno. Voglio ricordare in questo giorno in modo speciale tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere. Tanti sono gli uomini, i soldati, i caduti a difesa della patria, che hanno rinunciato al proprio futuro, lasciando la propria famiglia, consapevoli di mettere a rischio la loro propria vita per gli altri. Oggi vogliamo ravvivare il loro ricordo per imparare dal passato a costruire un futuro migliore e vogliamo soprattutto ricordare quello che la Costituzione italiana sancisce all'articolo 11, ovvero l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Nei conflitti che si combattono ancora oggi, si continuano a sacrificare inutilmente vite umane e onorare oggi i caduti e le forze armate deve essere per noi un motivo di riflessione, perché a prescindere dall'esito di una guerra è una sconfitta per tutti, è frutto di violenza, di mancanza di confronto e di dialogo tra le persone, che siano essi capi di Stato o semplici cittadini del mondo. Il confronto parte proprio dalle realtà piccole come la nostra, dove dovrebbe iniziare un lavoro di collaborazione per un unico obiettivo comune, che è il bene della nostra comunità e il nostro bene. Non serve parlare male l'uno dell'altro, ma basterebbe un semplice confronto dal quale costruire. E questo è il senso di libertà di pensiero sancito dalla nostra Costituzione. I sacrifici dei nostri caduti in guerra, incisi su questo marmo alle mie spalle, sono parte di tutti i combattenti che hanno perso la vita per gli altri. Sia allora per noi uno spunto di riflessione affinché dalla distruzione delle guerre possa prevalere il senso di pace. Quel senso di pace che si propaga in noi quando tendiamo la mano l'uno verso l'altro. Oggi si celebra anche il centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'altare della patria. Il Milite Ignoto è un militare italiano caduto sul fronte durante la Prima Guerra Mondiale e sepolto a Roma sotto la statua della Dea Roma all'altare della patria. La sua identità resta ignota perché il corpo fu scelto tra quelli di caduti in guerra privi di elementi che potessero permetterne il riconoscimento e la sua tomba rappresenta simbolicamente tutti i caduti e dispersi in guerra italiani. La sua tomba fu inaugurata solennemente il 4 novembre 1921, che fu il terzo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, con la traslazione ad Aquileia dei resti di un soldato ignoto. Dopo un viaggio speciale in treno che attraversò le tantissime città italiane, come luogo della sua sepoltura fu scelta invece l'altare della patria proprio perché si ritenne che il popolo avrebbe lì potuto onorare meglio di altri posti tutti i caduti in guerra. La salma del Milite Ignoto fu scelta tra 11 bare, che erano identiche, riunite nella Basilica di Aquileia. Venne disposto che la madre di un caduto non riconosciuto scegliesse una bara tra quelle 11, senza sapere da quale zona del fronte provenisse. Il compito spettò a Maria Maddalena Blasizza, madre di Antonio Bergamas, ebreo trentino, che nel 1914 disertò dall'esercito austro-ungarico per arruolarsi tra i combattenti italiani sotto falso nome. Cadde il 18 giugno 1916 e fu decorato con medaglia d'argento al valore militare. Fu sepolto in un cimitero che poi fu bombardato, rendendone così impossibile il suo riconoscimento. La bara prescelta da Maria Maddalena fu inserita in una cassa speciale inviata dal Ministero della Guerra, che era adornata
con decorazioni in metallo in ferro battuto, forgiato da scudi di trincea e sorretto da bombe a mano. Sul coperchio erano fissati un elmetto, un fucile e una bandiera tricolore. Le altre 10 salme rimasero ad Aquileia per essere sepolte solennemente il 4 novembre nel cimitero della Basilica. Il 28 ottobre alla stazione di Aquileia la bara fu posta su un carro ferroviario e il treno speciale partì la mattina successiva. Oltre al carro con la bara erano stati disposti altri 15 carri per raccogliere le corone di fiori durante il tragitto. Il treno fermava 5 minuti in ogni stazione e il Ministero della Guerra ordinò il più rigoroso silenzio durante il passaggio del treno. Erano vietati i discorsi pubblici e all'arrivo del treno poteva essere eventualmente suonata solo una volta la canzone del Piave. La folla attendeva in ogni stazione il passaggio del Milite Ignoto e si inginocchiava al passaggio del treno, lanciava fiori da ogni parte e il saluto militare da parte delle rappresentanze delle forze armate. Ad ogni stazione la scena era la stessa e quella è stata la più grande manifestazione patriottica del nostro paese. Ciò che univa era una persona ed era il sentimento di sentirsi parte di un'unica nazione. La mattina del 2 novembre, quando la bara del Milite Ignoto giunse alla stazione di Roma, fu accolta da Re Vittorio Emanuele III della famiglia reale, trasportata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, e il 4 novembre fu caricata su un affusto di cannone e scortata fino all'altare della patria, dove fu sepolta accompagnata dal saluto militare. E a questo punto avrei il piacere di invitare il maestro Luca, in qualità di maestro in pensione delle scuole elementari di Armento, a raccontare brevemente questa storia come tu la raccontavi ai tuoi bambini. Grazie. Ringrazio la sindaca per questo invito che ho accetto volentieri. Qualche giorno fa, parlando con lei di questa ricorrenza, dissi che io ho insegnato storia per tantissimi anni nella scuola elementare, quando il programma di storia in quinta elementare prevedeva lo studio della prima e la seconda guerra mondiale. Perché? Perché era una licenza, molti alunni si licenziavano, abbandonavano la scuola, quindi dovevano avere un quadro più o meno chiaro delle informazioni, ma io oserei dire forse più delle nozioni, quella era una scuola più nozionistica. Oggi i programmi sono stati riformati, questo segmento di storia non si studia più nella scuola elementare, anche se so che le insegnanti toccano questi argomenti così importanti, impossibile sorvolare, quindi so che la maestra Enza e i professori li affrontano, ma non sono nel programma, diciamo, ufficiale della scuola. Maria Felice mi disse: tu racconta questa storia del Milite Ignoto come facevi con gli alunni di quinta. Non è facile, perché sia Don Francesco che la sindaca hanno detto già tutto. Qualche dettaglio: in effetti, quando si arrivava a questo punto, una storia molto commovente, non vi nascondo che io mi lasciavo prendere e provavo commozione nello spiegare con le parole adatte la strategia didattica giusta per far capire un argomento così delicato, e gli alunni seguivano con la bocca aperta e mi chiedevano di ripetere questo fatto così affascinante, così commovente. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, nel 1918, la fine della guerra. Pensate, fu un conflitto così spaventoso, tra i più sanguinari della storia, morirono 16 milioni, le cifre sono approssimative, non si è potuto fare un conteggio preciso, 16 milioni di persone in tutto il mondo tra i vari contendenti. I morti italiani furono 1.250.000, 650.000 militari come quelli che partirono da Armento, e 600.000 civili. Perché lì si sparava all'impazzato, quando il nemico avanzava sparava anche nelle case, quindi un sangue a fiumi è scorso durante questa guerra, una cosa veramente spaventosa. Pensate che questi militari che sono morti sul fronte, quasi tutti anonimi, senza nome, fu Gabriele D'Annunzio che inventò il termine di Milite Ignoto, che significa proprio letteralmente, bambini, soldato sconosciuto.
Quindi non si poteva, non avevano in tasca la carta d'identità, né, solo di pochi si riuscì a risalire alla loro identità e sono stati restituiti alle famiglie. Gli altri ignoti furono sepolti tutti in un grande cimitero a Re di Puglia, in provincia di Gorizia, un cimitero immenso che io ho avuto il piacere di visitare, il piacere, cioè veramente una grande commozione. Qualche anno più tardi, in epoca mussoliniana, è stato eretto un cimitero monumentale e le salme sono state traslate lì, un cimitero che a forma di una scalinata immensa, alla sommità della quale si ergono tre croci. Sapete cosa c'è scritto su queste lapidi? Non c'è il nome, né il cognome, né la data di nascita o di morte, c'è scritto solo presente. Cioè questi soldati saranno sempre presenti nei cuori di tutti gli italiani, perché hanno dato la vita per salvare la patria. Il milite ignoto, il governo di allora, pensò di prendere una di queste bare e portarla a Roma con tutti gli onori. Bisognava, riesumarono delle salme, altre le trovarono sui campi di battaglia ancora sotto la neve, che non erano stati trovati. Li visero in queste bare, tutte uguali, come ha detto la sindaca, e chiamarono questa mamma. Una scena molto commovente. Questa sera su Rai 1 alle 9:30 c'è il film che racconta proprio questo episodio. Vi invito a vederlo, anche voi bambini, guardatelo. E il titolo è La scelta di Maria, una mamma che aveva perso il figlio che si chiamava Antonio, venne scelta a indicarne una fra queste 11 bare allineate nel Duomo di Aquileia. Aquileia è come se fosse Tricarico per noi, cioè la sede vescovile, lì avevano messo queste bare. Praticamente lei, scortata da due militari, vestita di nero, perché bambini dovete sapere che a quei tempi, quando moriva uno di famiglia, un familiare stretto, le donne si vestivano per anni di nero con il velo fino ai piedi e reggeva una rosa bianca in mano. I patti erano che lei, dopo aver scelto, doveva gettare questa rosa sulla bara scelta. Lei passò in rassegna queste bare e poi ne fissò una. E anziché lanciare la rosa, si tolse il velo e lo depose sulla bara, proprio come fa una mamma quando aggiusta la coperta sul letto di un figlio. Una scena veramente in un clima di profondissima commozione. Poi questa mamma chiese di portare il feretro fuori dalla basilica, fino all'affusto di cannone. Non era... Neanche adesso si usava vedere una donna portare un morto, non si usava, figuriamoci 100 anni fa. Però Maria Maddalena Bergamas si chiamava, si impose e con altre tre mamme portarono la bara, perché ogni mamma vedeva in quella bara il proprio figlio. Portarono la bara sull'affusto di cannone e poi iniziò il viaggio di cui ci ha parlato così bene Maria Felicia. Quindi inizia questo viaggio, va a Roma. Ora questa bara è sepolta nell'altare della patria. Viene piantonata notte e giorno da due granatieri, due soldati che appartengono a un corpo speciale dell'esercito. Sulla bara arde una lampada perennemente. Chissà chi c'è in quella bara. Ci sarà proprio Antonio, il figlio di quella signora? Io voglio pensare che in quella bara ci sia uno di Armento, uno di quei nomi, Francesca. Vai a leggere un nome in quella lapide più grande, quella lì, quella più lunga. Leggine uno a caso. Duva Francesco. Bene, potrebbe essere lui il milite ignoto, perché no? Vedete, Duva, Gherardi, Pascarelli, Catoggio, Pirrone, sono i nostri cognomi. Questi sono partiti proprio dalla Rigella, da questo punto, per la guerra
ragazzi di 18 anni, di 20 anni, padri di famiglia oppure figli di famiglia e non sono più tornati. Io voglio immaginare che in quella bara ci sia proprio Duba Francesco. Francesco, hai detto. Bene, quindi non lo sapremo mai, forse è meglio così, perché sono tutti cari al nostro cuore alla stessa maniera. Grazie Maestro Luca per il tuo racconto, e proprio come tu lo raccontavi a noi, e quindi ti ringrazio per il tuo intervento. A commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto, l'ANCI, su proposta delle medaglie d'oro al valor militare, ha proposto a tutti i comuni italiani di aderire ad un'iniziativa con un gesto simbolico, attribuendo la cittadinanza onoraria a chi per definizione è ignoto, e lo rendesse cittadino d'Italia e oggetto della riconoscenza di tutta la collettività per un sacrificio che ha contribuito a creare l'identità nazionale. Aderendo a questa proposta, il Consiglio Comunale di Armento, il 28 aprile scorso, ha conferito la cittadinanza onoraria a quel soldato sconosciuto, quel cittadino di Armento e di tutti i comuni italiani, proprio come dicevi tu, Maestro Luca, i cui resti mortali, esattamente da un secolo, si conservano a Roma nel sacello dell'altare della patria, simbolo di tutte le vittime della guerra e un monito per le future generazioni a non dimenticare il sacrificio umano che ogni guerra porta con sé. A sigillo del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e per lasciare un segno visibile alla nostra comunità, l'amministrazione comunale di Armento ha voluto far realizzare una targa commemorativa. E sarei onorata se fossi tu, Brigadiere Passarella, a scoprirla. Sigilliamo adesso questa inaugurazione di questa targhetta commemorativa. Grazie Brigadiere, grazie a tutta la stazione del comando di Corleto Perticara nuovamente per esserci vicini tutti i giorni. Fatto novembre, voglio pregare per i morti in guerra, sono caduti per la mia terra. Signore, prendeteli accanto a voi, sono dall'Italia e pure eroi. Hanno sofferto tanto dolore, a loro pace date, Signore. Al Milite Ignoto a tutti e ciascuno. Un altare c'è a Roma, oggi ho saputo, più bello di qualunque altare bevuto. Or tutte sanno ove cercarsi deve, l'altare della patria le riceve. Qui nei suoi marmi sodono a pregare, o tu che dormi dentro quest'altare, sei tu quello che io cerco, il figlio al mio? La risposta viene pronta, sì, sono io. La morte mi ha strappato dal tuo cuore, ma vedi mamma, adesso quanto amore. La morte mi stende ogni memoria, ma vedi mamma, adesso quanta gloria. Si leva le madri consolate da lungo sacrificio, si impregnate. Ognuna l'ha sentito petto a petto, l'ha ravvisato in volte il suo diletto. Oh, nessuna più deve di smarrirlo, oh, che la pace.
posso che ringraziarvi tutti per la vostra presenza. Ringrazio ancora il brigadiere per essere stato qui con me. Don Francesco, grazie per il tuo intervento, e il maestro Luca, spero di non dimenticare nessuno, e grazie a te maestra Enza, perché ci sei sempre. Quando ci sono queste cose da importanti da realizzare, tu ci sei sempre, quindi grazie dal cuore, perché non solo sei la mia maestra, ma sei una persona speciale, quindi grazie.